Lorenzo, auguri per domani, la nascita vostra! Grazie! Stop, che è? Ma che state facendo? Vi siete invertiti le battute? No! Ma no, non ce le siamo! E te che stai a far qua? Ma scusi, scusi, ma lei chi è? Ma chi è lei? Io sono il regista! Oh, regista, ma sono io il regista, se permette! Ma come si è permessa qua? Entra a casa mia e aspetta a fare il regista! Lei come si chiama? Io mi chiamo Alberto Pignero, va bene? E sono il regista di questo lavoro. Questo nome mi dice qualcosa. Ah, e allora? E allora questo è Alberto Pignero. Sono il regista, il direttore artistico di questa compagnia e il regista in questo caso dell'ultimo lavoro che facciamo su Edoardo. Ditegli sempre di sì. Uno spettacolo divertentissimo e come tutti gli spettacoli e le opere di Edoardo fanno riflettere e fanno divertire. Sì. Questa è la storia di un pazzo. Di un pazzo che però sembrava guarito. E invece ne ha combinati 100.000 colori. E questo spero che la gente lo veda. Però, come tutti i lavori di Edoardo, c'è il pizzico di, diciamo, di amarezza. E qual è questo pizzico di amarezza? È che alla fine dice, sì, la famiglia ti sta vicino, cioè, ma poi ad un certo punto si scoccia. E allora ti abbandona di domani come, capito? Okay. E queste le vicende umane come avvengono. E quello Edoardo che tiene l'umanità. E lui presenta quest'umanità dolente anche con il riso, anche con l'allegria. Però poi alla fine ti rimane a cavi. Quando ci sarà? Ci sarà 19, 20, 21 ottobre. 27, 28 e 29, venerdì e sabato alle 21, la domenica alle 18 al Teatro Daphne, via Marrosso 323. Per prenotare potete chiamare a me, il mio numero è 328-4776-721. Io vi aspetto numerosi però, vi appunto tutti. Oltre a fare Ditegli sempre di sì di Edoardo, faremo una commedia comicissima, Vado per vedove. Quindi è una cosa veramente da tenersi la pancia. Un bel vizio. Devo dire una cosa, ecco. È la prima commedia... E devo sempre interrompere questo, guarda! È la prima commedia dove? Dove c'è sta la vedova? Ma non è chi c'è sta? Dove tu reciti benissimo. Ma io recito sempre! Ma lei sempre! Perché sei vedova in quel momento! Sei vedova in quel momento! È la prima, è la commedia... Dove tu non fai il regista! Oh, è questa la verità! Allora, sì, signore! Vedete come sono contenti che non faccio il regista! Wow. Sono contentissima, però vi assicuro che io sono un po' anzianotto. E allora ho bisogno anche ogni tanto di riposarmi un po'. Faccio l'attore e basta, voglio stare alle dipendenze di qualcuno e godermi lo spettacolo. E quindi a gennaio? E quindi questo a gennaio, il 25, 26, 27... gennaio e 1, 2, 3 febbraio sempre al Daphne. Però tutti e due questi lavori poi li porteremo fuori, li portiamo sia in provincia di Viterbo, li portiamo a Gradoli e Valentano. E ma da chi ci facciamo dirigere? Ci sta il grande Michele Oliva, ci sta quello. ogni tanto lo vediamo, si fa venire. Però Michele Oliva, poi dopo questo che facciamo? Dopo questo facciamo un'altra bella cosa, facciamo un revival, esatto, di un'altra commedia di Edoardo. No, che non è vero, è di Peppino, ma che mi fai dire cose? Voleva dire se eri preparata. Allora, si vede che non è preparata. No, è un regista impreparato in questo caso. E questa di Peppino, non è vero, ma ci credo. Bravo. Che la porteremo a Civitavecchia e a Rocca di Papa. Dopodiché concludiamo con un lavoro fantastico. È una grande sorpresa. Un grande esordio di uno sceneggiatore romano che finora ha fatto sceneggiature solamente per il cinema, mentre invece adesso si è buttato verso il teatro. D'altra parte sembra meglio teatro del cinema. L'attore teatrale può fare lo cinema quando vuole, ma l'attore di cinematografico può fare lo teatro, ce la vuole. E come si chiama? È un titolo che dice tutto. L'amore che odio. No, ma quello che l'ha scritto. Ah, quello che l'ha scritto è il famoso Luigi Marcellini. Bravo!
un lavoro teatrale, tra le altre cose, che ha vinto un importante premio anche nazionale, veramente ha creato un lavoro teatrale bello, 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 anche se tragico, anche se ci fa riflettere, però è di una bellezza veramente che ci ha entusiasmato tutti quanti. E sarà una sorpresa anche per voi. La base di questo lavoro teatrale è il femminicidio, che purtroppo... Perché è particolare questo lavoro? È un lavoro che non individua l'autore poi del femminicidio, no, è un uomo, lo scoprirete poi durante lo spettacolo, è un uomo che senza dubbio è innamorato di quella donna, inizialmente. C'è questo sentimento di amore che lo pervade. Quando la donna comincia semplicemente ad essere un pochino se stessa nel rapporto a due, a questo punto lui diventa la bestia. Cioè diventa un uomo che quell'amore che aveva dentro lo piano piano lo trasforma. E lo trasforma in che cosa? In possesso. In possesso di, ecco, di una donna oggetto. Una donna oggetto, è un manichino per lui. Semplicemente un manichino. Per cui questa si accumula, tutto questa trasformazione, e piano piano, diventa un oggetto anche da picchiare, da rovinare. Tanto è un oggetto, non è più una donna. Per cui vedere scorrere del sangue sul suo viso non rappresenta più niente per lui, non è più amore, non c'è amore. È un amore che anzi a un certo punto, se la donna tenta di ribellarsi, diventa odio. Perché diventa odio? Perché a un certo punto, come? Tu ti ribelli a me, ma tu sei un oggetto. Sei mia proprietà, non ti devi ribellare. Ecco quello che Luigi Marcellini ha cercato di dire in questo lavoro. E io sono ben contento di essere il regista di questo dramma, perché è un dramma veramente sociale, è diventato. E nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire con questi lavori a un miglioramento della situazione, se è possibile. Merda. 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 Fortissimamente merda. E l'ultimo, chiudo la porta.